Vi faccio questa bella citazione. Tutte le cose, tutte le circostanze che accadono fuori di noi stessi, sul palcoscenico di questo mondo, sono esclusivamente il riflesso di ciò che ci portiamo dentro. A ragione, dunque, possiamo affermare solennemente che l'esterno è il riflesso dell'interno. Quando qualcuno cambia interiormente, se quel cambiamento è radicale, cambiano anche le circostanze, la vita e l'esterno. Questa è una citazione di Samael Aun Weor, il fondatore del movimento gnostico, il movimento fondato nei primi anni 60, che trae origine dallo gnosticismo, che è un insieme di antiche pratiche spirituali e filosofie esoteriche, con lo scopo di risvegliare la conoscenza interiore dell'individuo che viene denominato come iniziato, che pratica queste tecniche per trovare un contatto diretto con la fonte divina che viene chiamata il pleroma. Gnosico deriva proprio gnosi, termine gnosi deriva dal greco Gnosis, che significa conoscenza, e lo gnosticismo infatti ha lo scopo di svelare all'iniziato la conoscenza invisibile, una conoscenza sotto gli occhi di tutti, ma che pochi individui comprendono. La conoscenza, secondo lo gnosticismo, è proprio l'unico mezzo tramite il quale l'uomo salva se stesso, non solo dalla sofferenza del mondo, poiché l'accetta, ma anche tramite l'esperienza, perché è un mezzo della conoscenza che esso ha per poter trascendere la sua natura animale, quindi per ritrovare l'integrità in se stesso e contattare lo spirito. Che cosa dicono tutte quante le discipline esoteriche? Praticamente il presupposto è quello di affermare che le persone comuni non hanno un controllo sufficiente sul loro cervello. Non possono regolare il flusso di immagini nei loro sogni, addirittura quando si svegliano non si ricordano neanche dei sogni, ma hanno soltanto dei vaghi ricordi, e questo è deplorevole poiché potrebbero sperimentare tantissime cose, come per esempio visitare posti bellissimi, incontrare amici, puoi ottenere informazioni dalle guide, da maestri e puoi entrare in contatto con esseri non umani di vario tipo. Questo avviene proprio nei sogni, quindi in questa dimensione onirica. Un altro magnifico insegnante di quei tempi è Carlos Castaneda, del quale divorai praticamente in gioventù tutti quanti i suoi libri. È stato un importante famoso attore antropologo e mistico del XXI secolo. È nato in Sud America e ha trascorso la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti. I suoi bestseller contribuirono a definire il panorama psicologico degli anni 60. Ha lasciato in eredità, mi sembra, 12 libri, uno dei quali è L'arte di sognare, è proprio dedicato ai sogni lucidi. Castaneda ebbe un approccio molto mistico, esoterico al fenomeno dei sogni. Tutti quanti i libri che lui ha scritto ruotano attorno alla storia di Don Juan, che era uno sciamano e un indiano Yaqui del nord del Messico. Secondo il lavoro di Castaneda, l'arte di sognare è proprio la porta verso l'infinito. Il sogno è proprio la via di comunicazione con l'universo intero, e tramite il sogno i maghi riescono a manipolare addirittura la materia, quindi la realtà fisica. Castaneda afferma che ci sono sette porte del sogno e il sognatore dovrebbe cercare di aprirle tutte, ma nei suoi libri ne ha descritte soltanto quattro, perché le altre tre sono indescrivibili. Lo scopo della prima porta è quella di controllare il corso generale degli eventi del sogno, ma è un controllo molto parziale, in quanto il sognatore si rende conto che sta dormendo e quindi che si sta svegliando.
dapprima addormentando e poi si rende conto proprio di sognare, quindi è la consapevolezza del sogno. La seconda porta, che viene anche denominata cancello, il secondo cancello, viene raggiunto quando ti svegli da un sogno in un altro sogno. Il terzo cancello viene raggiunto invece quando ti guardi dormire in un sogno, quindi ciò richiede che tu sei proprio nella tua vera stanza e vedi il tuo corpo fisico dall'esterno che sta dormendo, quindi inizi poi a muoverti. C'è un parallelismo secondo me con le OBE, quindi con le Out of the Body Experience, cioè uscire fuori dal corpo e vedere il proprio corpo fisico. Quindi si tratta di una dimensione più materiale, più fisica, per così dire. Quindi la OBE, uscire fuori dal corpo e vedere questa dimensione parallela a quella fisica. Il quarto cancello, invece, è proprio il viaggio attraverso il sogno in luoghi specifici. Quindi potremmo parlare proprio di viaggio astrale. Quindi non siamo più confinati nell'universo fisico, nel mondo fisico, ma andiamo oltre, quindi è possibile tramite il viaggio astrale investigare quelle che sono le dimensioni superiori, le dimensioni più sottili. Un altro approccio che io ebbi in gioventù fu con la teosofia. La teosofia è una parola di origine greca composta da theos, che significa Dio, e sofia, che significa sapienza, usata dagli antichi autori per indicare una sapienza derivante dall'ispirazione o intuizione diretta della verità. E uno dei primi autori che trovai interessanti fu Charles Webster Leadbeater, che fu un mistico della società teosofica di fine 800, diciamo inizio 900. Nacque nel Regno Unito e fu ordinato sacerdote nella Chiesa d'Inghilterra. Lui si interessò in particolare dell'esoterismo, degli insegnamenti di Elena Blavatsky, che era proprio la fondatrice della società teosofica a New York nel 1875. Anche lui divenne molto prolifico in termini di attività letteraria e lasciò un'eredità di più di 60 libri e opuscoli, anche lui interessato sempre sui temi della proiezione astrale, dei sogni lucidi e dell'aldilà. Interessante il libro The Astral Plane, un altro libro è In Dreams, che è molto bello, e poi c'è un'opera che vi consiglio di leggere, The Other Side of the Death. Ma di certo oggi, nell'era di internet, le informazioni circolano a suon di click, quindi basta cliccare, entrare su Google e trovi tutto, trovi qualsiasi cosa. Quindi è più facile al giorno d'oggi trovare questi argomenti. E poi con l'avvento dei social network si parla e si discute di tutto nei gruppi di discussione, che appunto uniscono più persone interessate ad argomenti specifici. Oltretutto la proiezione astrale ormai è un argomento che va di moda persino tra i più giovani, che sono probabilmente alla ricerca di divertimento con l'avvento della realtà virtuale e le realtà alternative. Oltretutto c'è un enorme interesse dagli anni 90 in poi in quest'area per quanto riguarda le funzioni del cervello e quindi anche per le cosiddette proiezioni astrali. Qual è il punto di vista dei neurologi? Alcuni pensano che siano dei malfunzionamenti della corteccia cerebrale, quindi le OBE siano come una malattia, quindi vedersi uscire fuori dal corpo. Alcuni lo vedono come una fuga dalla realtà, che si manifesta da un malessere, come conseguenza di un malessere sociale. Per altri, soprattutto per ciò che concerne la psicologia transpersonale e anche la psicologia dell'ipnosi regressiva, le esperienze extracorporee rappresenterebbero un importante anello di congiunzione tra il subconscio e la natura spirituale dell'essere umano. Pensate voi quanto possa essere affascinante viaggiare dentro se stessi, scoprire nuovi territori da esplorare, quindi riuscire a conoscere tutto quello che c'è dentro. Se la mente umana è conosciuta soltanto per una piccola percentuale, quanto di nascosto potrebbe essere svelato dentro di noi? Quindi
Quali sarebbero, pensate a quali sarebbero le infinite potenzialità se esistono dei metodi di accesso, di chiavi, delle chiavi per aprire proprio le porte dell'infinito, tutto sicuramente sarebbe più semplice. E in effetti lo è. Tutti entriamo in questo stato, almeno per svariate ore, tutte le notti, quando dormiamo. Quando dormiamo, tutti quanti visitiamo la dimensione astrale, usciamo fuori dal corpo, per trovarci e ci troviamo in questa dimensione onirica. Lo facciamo veramente tutti quanti, volenti o nolenti. Non è una cosa rara, non è una cosa speciale, un fenomeno paranormale o un dono. Al contrario, è una capacità naturale dell'essere umano, quindi nulla potrà impedirvi, se volete, di scoprire questa nuova realtà. L'unico ostacolo, come detto più volte, possono essere soltanto le vostre paure o i vostri sistemi di credenze. Tutto dipende da voi.